Buongiorno cantanti, oggi voglio farvi conoscere un mio vecchio amico che si chiama Diapason. Ma prima di iniziare, non dimenticatevi di mettermi un like, di condividere e di iscrivervi al mio canale. E se volete potete sostenere il mio progetto su Patreon o PayPal. Il Diapason è un oggetto che possiamo portare ovunque. Voi direte anche il cellulare, anche tutto il resto. Sì, ho capito, però il cellulare è molto pratico, molto comodo, ci dà tutto già bello che pronto, però non ci fa fare nessun tipo di sforzo. Una volta quando andavamo in giro avevamo il nostro Diapason e non importa se eravamo cantanti o se eravamo musicisti, ma il Diapason era sempre con noi per poter accordare i nostri strumenti o per poter in qualche modo aiutare il cantante a intonare le note che gli servivano. Quando poi dovevamo studiare per i solfeggi cantati, utilizzavamo il Diapason per avere il La e anche per abituare il nostro orecchio a memorizzarlo, perché alla lunga, dopo che si usa il Diapason per tanto tempo, noi riusciamo a registrare nella nostra mente il suono del Diapason e quindi a ricordare qual è l'intonazione del La. Nel momento in cui noi abbiamo il La nella mente, riusciamo a intonare qualsiasi altra cosa. Non è esattamente una cosa molto banale, però proviamo. Allora, chissà cosa si sente. Praticamente nulla, ma se noi lo portiamo all'orecchio c'è una vibrazione che ci dà la nota La. Nel momento in cui noi abbiamo la nota La, la possiamo verificare anche sul pianoforte, che cosa dobbiamo fare? Allora, in linea di massima possiamo imparare per esempio a intonare il Do a partire dal La. Allora, ci sono diverse soluzioni. Per chi conosce molto bene la scala di Do maggiore, per esempio, e volesse provare a scendere dal La al Do, si potrebbe anche intonare la scala di Do scendendo dalla La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. A quel punto abbiamo il Do e possiamo tranquillamente cantare. Se siamo in tonalità di Do, è ovvio che io do l'esempio di come si può arrivare a Do, ma allo stesso modo, muovendoci sulla tastiera e conoscendo i toni e i semitoni delle diverse scale, delle diverse tonalità, potremmo arrivare a qualsiasi nota della tastiera, ok? Quindi la prima soluzione è appunto imparare questa linea, cioè l'intonazione delle note che da La arrivano fino al Do centrale. La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. E a quel punto poi, vabbè, ovviamente una persona si deve allenare molto. Se si tratta di cantanti, come nel nostro caso, bisogna imparare a cantarla perfettamente senza riferimenti, perché il nostro Diapason ci serve proprio per intonare in mancanza di riferimenti di altri strumenti, per poter intonare precisamente quando si deve partire per un'esecuzione senza accompagnamento. Quindi La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, e abbiamo il nostro Do. Oppure, per rendere le cose leggermente più facili, perché tante volte partire da La e scendere a Do si può fare confusione con i toni e i semitoni, garantisco che si può veramente credere di essere arrivati a un Do e invece magari finire su altre note, si può fare qualcosa di un po' più semplice. Si sale al Do superiore facendo La, Si, Do. A quel punto siamo sul Do all'ottava sopra, possiamo scendere fino al Do un'ottava sotto. Quindi La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Oppure appunto per chi è molto bravo già a cantare gli intervalli, partire proprio da La, Si, Do, Do. Ovviamente questo per gli esperti, però per arrivare ad essere esperti è anche giusto imparare tutti i passaggi intermedi. Ripetiamo quindi, la prima soluzione, ma anche non la più facile, sarebbe La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Noi abbiamo ascoltato il nostro Diapason. La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. E intoniamo il nostro Do per partire con la nostra esecuzione. Se siamo in Do, ripeto, altrimenti bisogna arrivare, diciamo, alle altre note per altre vie, però comunque sempre rispettando dei criteri di semplicità. Quindi utilizzare comunque la scala maggiore come riferimento per arrivare a delle note
forti, a delle note che siano semplici da intonare, è estremamente di aiuto, è di grande aiuto anche per arrivare poi a note più difficili, magari arrivandoci attraverso l'uso dei semitoni, delle frasi cromatiche, delle piccole scalette cromatiche che ci permettono di arrivare ad altro, oppure addirittura degli intervalli ben precisi. Ma sulla teoria degli intervalli faremo poi tutta una serie di altri video. Bene, dicevamo quindi, si può anche utilizzare la soluzione di La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Quindi arrivare al Do superiore e scendere fino al Do centrale. Allora, sempre in quest'ottica si potrebbe però parlare anche di arpeggio, perché noi siamo molto abituati a cantare l'arpeggio, in quanto è un esercizio che ci troviamo spesso ad affrontare durante i vocalizzi, tipo Do, Mi, Sol, Mi, Do, Mi, 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 Mi. Tendiamo a fare tantissimo questo genere di esercizi quando ci alleniamo, e quindi che cosa si potrebbe fare? Arriviamo sempre al Do superiore, La, Si, Do, Sol, Mi, Do, ancora più facile per arrivare al Do. Ovviamente se invece fossimo in La minore, Do, Si, La, e poi si arriva alla minore, ok? Quindi relativa minore di Do. Questo in un certo senso è un po' il primo passo verso il discorso del solfeggio cantato, perché noi dobbiamo poter intonare un La e memorizzarlo il più possibile. Dopo un po' che si lavora con il La, ci rimane nella mente, non abbiamo più bisogno di suonarlo per ricordarcelo, è una questione proprio di allenamento. Poi a seconda dei giorni, a seconda dei bioritmi, può capitare di essere più precisi o meno precisi, a volte siamo un po' calanti, a volte siamo un po' crescenti, conviene sempre verificare, mai essere troppo sicuri, ma in linea di massima soprattutto il cantante tende a essere molto bravo in questo, riesce anche a memorizzare una nota e avercela ben registrata nel cervello, soprattutto se è molto allenato. Quindi dicevamo, le tre soluzioni per poter intonare un Do a partire dal La del diapason. Primo, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, scaletta discendente che parte dalla sesta, che è appunto il La, e arriva al primo grado della scala diatonica maggiore di Do, e si arriva al Do centrale. Oppure si sale fino al Do, La, Si, Do, e si scende poi cantando tutta la scala. Quindi La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, e via, abbiamo il Do. E infine con l'arpeggio, La, Si, Do, Sol, Mi, Do. E così abbiamo le nostre soluzioni per intonare il Do a partire da La. Io spero che questo video vi sia tornato utile, vi sia piaciuto. Esercitatevi a intonare queste piccole frasi, queste porzioni di scala, perché sono molto utili in tantissimi casi, e soprattutto esercitatevi ad ascoltare il diapason, perché è un grande amico, ce lo possiamo tenere in tasca, in borsa, averlo ovunque, e ci permette non solo di intonare precisamente qualsiasi nota con un po' di esperienza, ma anche di accordare qualsiasi strumento in mancanza di dispositivi digitali che potrebbero in qualche modo esaurirsi, consumarsi, non avere pile, o ecco, noi dobbiamo essere comunque sempre accordati. Quindi cerchiamo di accordarci tutti con il diapason. Buon esercizio, ciao, buon canto a tutti!